Vaccinazioni in gravidanza al palo in Italia. Il nostro paese, infatti, in questo settore, fanalino di coda tra i 30 paesi più sviluppati del pianeta. Contro la pertosse si vaccina soltanto l'1,4% delle donne incinte, mentre negli Stati Uniti si arriva al 60% e la media europea è del 35%, mentre non si arriva al 5% con forti differenze regionali per l'immunizzazione contro l'influenza, per la quale le future mamme hanno un rischio accresciuto di complicazioni anche gravi. Anche a noi medici capita quello che capita a tutti nella vita, cioè un episodio cambia il modo di guardare le cose. L'episodio che mi ha fatto cambiare il modo di guardare i vaccini in gravidanza è una signora ricoverata in rianimazione per alcuni giorni perché ha preso l'influenza H1N1 e non si era fatta vaccinare. E vedere una donna in gravidanza con il suo bambino in quelle condizioni fa sì che quello che altrimenti è solo cultura, ricerca, scienza diventa carne, ossa vere di persone, e quindi abbiamo incominciato anche con episodi di questo genere a capire che il nostro paese, nonostante su questo abbia dal 2017 delle buone leggi, è molto arretrato nel costruire veramente un percorso dentro la gravidanza che faccia capire alle donne in gravidanza il valore delle vaccinazioni.